Io porto un pezzetto di conoscenza contigua. La Federazione della Cooperazione e le casse rurali nascono a fine 800 e oggi nel 2018 siamo qui a ricordare quelle radici, ma guardando decisamente al futuro. Continuate a piantare i vostri semi, perché non saprete mai quali cresceranno, ma forse cresceranno tutti. Mettere in connessione le voci che di crescita già parlano. Istituzioni pubbliche, sistema bancario e finanziario, comunità, imprenditori cooperano per il progresso. Un'innovazione che porti risultati. Quando comincia a porti domande sulla crescita, su cosa fa crescere una nazione, beh, diciamo, è molto difficile smettere. Bisogna conoscere il passato per capire il presente e orientare il futuro. La grande eccezione è utilizzare l'SPA come uno strumento economico. Dobbiamo far fronte a quello che è la concorrenza, che è arrivata e sta ovviamente posizionandosi. Profit e no profit, cooperazione e impresa, associazioni, istituzioni, aggiungo anche, università, sfumano. Alcuni mi dicono sono interdisciplinare, no, io sono proprio indisciplinato, che è una cosa diversa, e quindi creiamo in qualche modo confusione, però cerchiamo poi di portarlo ad ordine. Una relazione di cooperazione. E cosa cambia rispetto all'evoluzione? Che la cooperazione si fonda sui valori degli agenti coinvolti. L'evoluzione no. Per Italia Zuccheri, gruppo CoproB, una cooperativa di 5.700 soci, la crescita significa innanzitutto condividere. A seconda di quello che mangio e delle mie abitudini alimentari, io posso condizionare il mio stato di salute. La Fondazione Moleskine nasce per sviluppare la creatività come motore di cambiamento sociale. Abbiamo scoperto dentro ai territori un altro tema, quello della pluralità. Per il gruppo Mezzocorona la crescita, diciamo che è una crescita a 360 gradi. Migliorare banalmente il turismo significa migliorare strutturalmente la nostra società. I giovani e piccole imprese hanno un bisogno, direi quasi costitutivo, di avere fiducia, ma non ce l'hanno. Abbiamo cominciato a sperimentare, ma prima che a sperimentare, ad ascoltare e a studiare. Ci sono delle cose che vengono assolutamente depennate, le chiamiamo narrazioni minori, e che hanno in realtà poi una ricchezza. Stiamo parlando, anche se non c'è scritto nel titolo, di una crescita sostenibile, per tutto questo è sostenibilità, no? L'importante è capire che il presente è la vera sfida.